Alfredo Salerno era un grande sindaco di un piccolissimo paese che era riuscito a trasformare quasi nel centro del mondo, con grandi presenze come attori di Hollywood, il vicepresidente del Sudafrica, insomma un sindaco, seppur di un piccolissimo paese, che si dava da fare e cercava di attrarre quante più persone possibili nel suo paese, come nella manifestazione Fallo di Notte, un festival jazz bellissimo che Alfredo Salerno aveva molto a cuore. Quando ho saputo della scomparsa ho pensato immediatamente di cercare di continuare la strada segnata da Alfredo con un premio intitolato proprio ad Alfredo Salerno, un premio internazionale come Fallo era diventata internazionale grazie alla sua opera. Per cui il premio si svolgerà sabato 23 dicembre alle 11 finalmente con una giuria di eccezione, cioè il maestro Angelo Valori, Federico Perrotta, Walter Nanni. E premieremo quello che Alfredo aveva tanto a cuore, cioè l'arte, la musica, la scrittura, lo spettacolo, e faremo di Fallo un'altra volta il centro del mondo. Stiamo definendo per l'appunto i premiati, però nel frattempo possiamo dire che all'unanimità abbiamo pensato di omaggiare la memoria di Barbara Paolone, organizzatrice teatrale recentemente scomparsa e la cui mancanza ha destato un'enorme emozione nel nostro mondo del teatro, della musica, dello spettacolo. Quindi in maniera molto convinta e unanime abbiamo pensato di dedicare innanzitutto alla sua memoria il primo di questi premi, Barbara Paolone. Bellissima l'idea di premiare innanzitutto per questa prima edizione artisti soprattutto del territorio e che hanno avuto anche esperienze internazionali, con un occhio ai giovani. Lunga vita a questo premio, perché incarna veramente quello che immaginiamo possa essere lo sviluppo culturale, turistico, sociale di questo territorio.